siamo nel quartier generale di Opel in Germania per la presentazione, anteprima anzi mondiale, di Opel Astra. Che cos'ha questa Opel rispetto alle generazioni precedenti? Allora, questa è la sesta generazione di Opel Astra, siamo dopo 30 anni alla sesta generazione, l'undicesima considerando la Kadett, quindi 85 anni. Questa Astra sarà per la prima volta, uscirà con la versione elettrificata, una versione, un ibrido plug-in, ci saranno due motorizzazioni ibrido plug-in unite a delle motorizzazioni termiche, la motorizzazione benzina e diesel che andranno dai 110 ai 130 cavalli, l'ibrido plug-in fino a 225. E ciò che è stato anche annunciato oggi è la grande novità, che Astra sarà anche in versione puramente elettrica a partire dal 2023. Quindi tantissime innovazioni, non soltanto nelle motorizzazioni, ma Astra segue anche il nuovo corso stilistico di Opel, quindi questo nuovo modo di volersi presentare al mercato, che nella parte esterna è caratterizzato dall'Opel Visor, ovvero questa struttura frontale che racchiude all'interno tutti gli elementi essenziali del fronte, dal logo alla telecamera a quelli che sono i fari. Nella parte interna anche il pannello, il Pure Panel, che permette una visione completamente differente. Ci sarà su tutte le Opel Astra due schermi digitali da 10 pollici che permetteranno veramente un nuovo modo di vivere gli interni della vettura. Un'auto che appunto ha attraversato tante generazioni, e adesso a chi si presenta? Chi vedete voi al volante di questa nuova Astra? Questa è un'Astra che si presenta, come tutte le nuove Opel, a un cliente giovane, vuole andare a guadagnare quelli che sono dei clienti che vanno a vedere il cambiamento del brand Opel, che ha questo grande cambiamento, un passaggio da cold a cool, quindi una vettura che segue quello che è il nuovo corso del brand, come è già stato con il nuovo Opel Mokka, con il nuovo Grandland appena lanciato. Quindi una vettura che cerca andare a conquistare anche una fascia di clientela più giovane. Una strada che nel 2025 avrà un piccolo colpo di scena, il rientro di un mito per Opel, rivisitato, elettrico. Che cosa sarà? Sarà la nuova Opel Manta E elettrica. Oggi è stato presentato ed è stato detto che dalla metà del decennio sarà disponibile in versione elettrica. Questo è sicuramente un grande ritorno per qualcosa che è stato un mito per tutti quanti quelli che hanno vissuto Opel nel passato. Quindi dalla metà del decennio sarà disponibile. Adesso poi vedremo gli sviluppi e quello che sarà nel corso dei prossimi anni, ma già la notizia è veramente importante per tutti gli amanti di Opel. Ecco, proprio dalla Germania parte anche un nuovo segmento che tra qualche mese conquisterà questo paese e forse poi l'Europa, che è il SUM. È legato a un'auto che è un po' la gemella della AMI Citroën. Quali sono le differenze e che segmento è il SUM? Allora, il SUM è quello che viene chiamato il segmento della Sustainability Urban Mobility, quindi non è una vettura, si pone a metà tra quelli che sono gli scooter elettrici e le city car. Quindi non va in competizione con quelle che sono vetture, le piccole vetture elettriche, ma è proprio un nuovo strumento di mobilità. Verrà commercializzato in Germania dalla fine di quest'anno, poi nel corso dell'anno prossimo verrà valutato se introdurre questo nuovo modello in altri mercati. È basato sulla stessa piattaforma su cui è stata sviluppata Citroën AMI, ma di fatto è una Opel a tutti gli effetti, come tutte le nostre vetture che sono basate su piattaforme comuni di Stellantis, poi però vengono sviluppate e veramente sviluppate dal brand. Quindi è veramente un nuovo oggetto di mobilità, chiamiamolo così, che si presenta per completare quella che è l'offerta di mobilità che viene data. Ma ci tengo a specificare, non è una city car, entra in un altro segmento. Un marchio che, come tutti almeno cercano di fare all'interno del gruppo Stellantis, che ha un'identità ben precisa, a cominciare dal colore, il giallo, che fa la differenza. Sì, il brand è l'unico brand tedesco di Stellantis e quindi è fortemente identificato come il brand tedesco, un brand approcciabile tedesco che dà mobilità a tutti. E come nella tradizione di Opel, anche con nuova Astra, Opel introduce tutte caratteristiche normalmente disponibili su segmenti più alti alla grande maggioranza di clienti. Questo è un po' quello che vuole essere Opel, e ripeto, è l'unico brand tedesco all'interno di Stellantis, e questa è una grande forza perché permette di sviluppare proprio quello che è il DNA del brand all'interno delle piattaforme
comuni con l'inglese. Un DNA completamente tedesco, dal design alle motorizzazioni, alla parte ingegneristica. Oggi è stata anche l'occasione per presentare il nuovo CEO. Che indicazioni avete avuto? Quale sarà il suo ruolo? Il suo ruolo noi l'abbiamo appena, che oggi è il primo giorno che entra, diciamo, penso che continuerà sulla strada che è stata tracciata in precedenza, quindi quello di mantenere Opel come un brand tedesco, valorizzarlo, cercare di farlo diventare, come è stato annunciato oggi, entro il 2028, un brand puramente elettrico. Roberta Pasero, Fuori Giri, giornale.